a tutti e bentornati al corso sulla lirica italiana antica. In questa 18ª lezione parleremo ancora del canzoniere di Francesco Petrarca. Ancora, perché proseguiamo di fatto l'ultima lezione, la precedente, e nella precedente lezione, ricorderete, abbiamo letto il sonetto proemiale del canzoniere, voi che ascoltate in rime sparse il suono. E abbiamo visto come questo sonetto sia pervaso da una componente etica di stampo stoicizzante. Cioè, nel sonetto, l'amore è presentato come una passione contraria alla saggezza. Dunque, l'uomo nuovo che scrive il sonetto e che compone il libro si è liberato di quella passione, ha riconquistato la piena padronanza di se stesso. Ma forse ricorderete che nell'ultima terzina del sonetto proemiale si parla anche di pentimento e che questo pentimento, così come ci viene presentato nell'ultima terzina, comporta uno slittamento del termine vaneggiare dalla connotazione laica di follia, la folor, la follia dell'amore provenzale, a quella biblica di vanità, vanitas, vanitatum. Cioè il pentimento e quindi il riconoscimento della vanità dei valori terreni, che quanto piace al mondo è breve sogno, ci porta in un ambito concettuale che è diverso da quello stoicizzante. Nel sonetto in realtà convivono due istanze ideologiche distinte, anche se convergenti. Convergenti, ma non del tutto sovrapponibili. Il fatto è che queste due istanze convivono non solo nel sonetto proemiale, ma operano su tutto il libro, su tutto il canzoniere. Accanto al modello degli stoici c'è anche un altro modello molto importante a cui Petrarca guarda nel disegnare la svolta nella sua parabola umana intellettuale, e questo modello è Sant'Agostino. Agostino fornisce a Petrarca l'esempio storico di una conversione. Agostino si era convertito a un certo punto della sua vita ed è una conversione sulla quale Petrarca può cercare di modellare la sua conversione fittizia, la sua conversione ideale. Ma soprattutto Agostino trasmette a Petrarca una concezione dell'amore non come passione irrazionale, ma dell'amore come peccato. Anche il sentimento più casto e nobilitante, come era per esempio quello che Petrarca sosteneva di provare nei confronti di Laura, anche il sentimento più casto e nobilitante nei confronti della persona più nobile e più degna d'amore, secondo Agostino, è peccaminoso. E questo perché questo sentimento sovverte la scala dei valori, cioè antepone la creatura al creatore. Per questo è peccaminoso. Petrarca, negli stessi anni in cui compone il canzoniere, scrive un dialogo latino, il Secretum, un dialogo di straordinaria intensità e ancora di straordinaria modernità. C'è un personaggio di nome Agostino, che corrisponde al Sant'Agostino storico, che dialoga con un personaggio di nome Franciscus, Francesco, che non è altro che l'alter ego di Francesco Petrarca. Durante questo dialogo Agostino cerca di convincere Francesco a liberarsi di due catene che lo avvincono. Uno è l'amore per la gloria e l'altro è l'amore per Laura. Abbandonare l'amore per Laura significa, fuor di metafora, abbandonare la poesia lirica amorosa. E a un certo punto nel dialogo Agostino, il personaggio,
si rivolge a Francesco e argomenta perché l'amore che egli prova per Laura è un amore peccaminoso. Lo argomenta in questi termini: ella, cioè Laura, ti ha allontanato l'animo dall'amore celeste ed ha deviato il tuo desiderio dal creatore alla creatura, che è sempre stata l'unica e più spedita via verso l'errore. Perché mentre tutto il creato deve essere tenuto caro per amore del creatore, tu al contrario, preso dalle grazie di una creatura, hai amato il creatore non come si conveniva, bensì ammirando in lui l'artefice di quella, quasi non avesse creato nulla di più bello, mentre la bellezza corporea è l'ultima delle bellezze. Ora, nel sonetto proemiale, il rovesciamento dei valori, quello di cui parla Agostino nel Secretum, è solamente implicito, è implicito specialmente nell'ultimo verso, che quanto piace al mondo è breve sogno, ma non è uno dei motivi dominanti di quel sonetto. In quel sonetto prevale la visione dell'amore come fenomeno irrazionale, quindi prevale una visione di tipo stoicizzante. Tuttavia, basta avanzare di poco nel canzoniere, fino al sonetto 3, per trovare proprio qui una limpida formulazione dell'amore come peccato. Quindi, all'inizio del libro, noi abbiamo il sonetto proemiale, diciamo così, che ci introduce alla concezione dell'amore come errore della razionalità, e poco dopo, col sonetto 3, un sonetto che ci parla dell'amore, ancora una volta come errore, ma nel senso di peccato. Leggiamo questo sonetto, una parte del sonetto 3. Era il giorno che al sol si scoloraro, per la pietà del suo fattore irai, quand'i fui preso e non me ne guardai, che i bei vostr'occhi, donna, mi legaro. Tempo non mi parea da far riparo contra colpi d'amor, però m'andai sicuro, senza sospetto, onde i miei guai nel comune dolor s'incominciaro. In che cosa consiste la peccaminosità? Il sonetto ci dice che l'amore per Laura è cominciato il giorno della passione di Cristo. Il giorno della morte di Cristo si è innamorato di Laura. Cioè, invece di piangere la morte del creatore, il poeta si è lasciato prendere dalla bellezza della creatura. Ecco perché la storia d'amore che segue è una storia che è nata sotto il segno del peccato. Quindi, in sostanza, possiamo dire che il canzoniere ha due anime. Un'anima stoicizzante e un'anima agostiniana. Petrarca evidentemente riteneva che il modello classico, il modello stoico del santo e quello agostiniano potessero integrarsi fra di loro. Cioè, riteneva che non ci fosse contraddizione fra questi due modelli. E in effetti, dal punto di vista teorico, queste due istanze non è che appaiano inconciliabili, però inconciliabili lo diventano una volta che sono calate dentro al genere letterario poesia lirica amorosa. Perché succede che la resistenza del mezzo, dello specifico letterario, fa sì che queste due concezioni amorose non possono collimare fra di loro. Ed è per questo che Petrarca impiegherà tanto tempo prima di poter chiudere la sua storia d'amore. Avrà bisogno
di provare e di riprovare varie volte per tentare di poter conciliare queste due concezioni che all'inizio lui condivideva evidentemente senza troppi problemi, ma che poi dall'atto pratico si dimostrano non praticabili congiuntamente. Ma questi problemi non venivano tanto dal lato stoicizzante. Perché questo non faceva problema? Perché il canzoniere come libro, il canzoniere che raccoglie i frammenti del passato, era lì oggettivamente, con l'ordine che esso ha dato alle rime che un tempo viaggiavano disperse, era lì a documentare che l'unità interiore dell'amante poeta era stata raggiunta, cioè a testimoniare che l'uomo nuovo era subentrato, l'uomo antico, proprio come il sonetto proemiale aveva anticipato. In fondo, che cosa fa Petrarca? Prende i frammenti, cioè i testi lirici, nati dall'amore passato, dall'antico errore, li inserisce dentro una storia unitaria, conferisce loro un senso morale, dignità di poema, e quindi nel fare ciò di fatto attua quel proposito che Franciscus, il suo alter ego, nel Secretum aveva espresso alla fine del dialogo con Agostino. Agostino lo aveva incitato a ritornare in se stesso, a curarsi di se stesso, a non parlare di altri, ma a parlare di se stesso. Ebbene, alla fine del dialogo Franciscus risponde: sparsa anime fragmenta recolligam, raccoglierò gli sparsi frammenti della sua anima. Costruire un libro di poesie sparse era alla lettera raccogliere frammenti dell'anima, dare unità a ciò che prima era disperso. Quindi i problemi non venivano dal lato stoicizzante, i problemi venivano dal radicalismo agostiniano. Agostino chiedeva una ferma condanna morale del sentimento amoroso. Nel chiedere questo però Agostino introduceva una contraddizione che è quasi insanabile all'interno del canzoniere, una contraddizione che Petrarca avrebbe potuto evitare solamente se il canzoniere fosse stato una vera scrittura autobiografica, cioè se fosse stato composto di singoli componimenti che effettivamente venivano scritti ora, nel momento di composizione del libro, in funzione del libro. Ma il libro invece è fatto in gran parte di componimenti scritti allora, scritti all'epoca della storia amorosa da condannare, e quindi Petrarca si trovava in una impasse, si trovava all'interno di una contraddizione difficilmente eludibile. Tanto più poi che la contraddizione finiva per investire in pieno il ruolo e la stessa figura della protagonista, di Laura. Come avrebbe potuto infatti Petrarca in questa storia condannare il sentimento amoroso e nello stesso tempo non condannare anche l'oggetto di quel sentimento? La condanna dell'amore significava anche la condanna di Laura. Stando a quello che Agostino gli insegnava nel Secretum, Laura nel canzoniere avrebbe dovuto presentarsi come una nemica, la nemica dell'anima, la nemica della tranquillità dell'anima dell'amante. Ma intanto tutta la tradizione lirica precedente impediva che la donna si presentasse sotto queste vesti, ma soprattutto c'era qualcos'altro che oggettivamente impediva questa trasformazione di Laura. Come poteva Petrarca presentare una Laura nemica della sua
della sua anima, agente di perdizione, e contemporaneamente conservare all'interno del canzoniere i testi nei quali Laura veniva cantata come agente benefico, come agente di salvezza. Le due cose non si conciliavano fra loro. E tutto ciò impedisce a Petrarca di chiudere il libro. Il libro parte con un progetto molto preciso, espresso sia nel sonetto proemiale che nel sonetto 3, suscita l'attesa del pentimento nei lettori, ma queste attese non vengono esaudite. Cioè il lettore, man mano che va avanti, non trova una linea narrativa che sia coerente con quanto Petrarca aveva anticipato nei testi proemiali. Ed è questo che fa sì che Petrarca debba impegnarsi a lungo, per molti anni, prima di poter considerare chiuso il lavoro intorno al canzoniere, e scrive varie redazioni di questo libro, cercando varie soluzioni. Verso la fine della sua vita, Petrarca finisce di trascrivere di suo pugno il codice completo che contiene le rime. Siamo nel 1374, proprio alla fine di un lungo percorso. Petrarca ha ancora poco da vivere. Una volta che ha terminato questa trascrizione del codice autografo che noi possediamo, è un manoscritto della Biblioteca Vaticana, il Vaticano Latino 3195, il canzoniere sembra finito. Ci sono 366 testi, è diviso in due parti, esattamente come avevo detto, come già vi avevo detto, 1.263, 264, 366. È chiuso con una canzone che è una canzone di pentimento, è chiuso con la canzone alla Vergine. Eppure, dal punto di vista narrativo, dentro a questo canzoniere la nota penitenziale non è ancora narrativamente operante. Cioè Petrarca non ce l'ha ancora fatta a costruire una storia nella quale si condanni veramente il suo amore per Laura. È ricorso a un altro linguaggio. Non ha usato la narrazione per dire questo, ma ha fatto ricorso al simbolismo dei numeri. Noi oggi abbiamo grosse difficoltà a capire come l'importanza che il simbolismo dei numeri, il linguaggio numerico, inteso dal punto di vista simbolico, aveva presso i medievali. Quindi dobbiamo cercare di entrare nella loro mentalità per capire come i numeri operino all'interno del canzoniere per dare l'idea per dare l'idea del messaggio morale complessivo del libro. Questo simbolismo dei numeri per Petrarca faceva centro su una coincidenza, essenzialmente, una grossissima coincidenza. Non sappiamo se questa coincidenza sia vera o se la sia inventata, ma importa poco. La coincidenza è questa: lui si era innamorato di Laura il 6 aprile del 1327, all'ora prima, e Laura era morta il 6 aprile del 1348, all'ora prima. 6 aprile, sia all'ora del giorno dell'innamoramento e giorno della morte. Non solo, ma il 6 aprile del 1327 era il giorno della passione di Cristo. Ed è lavorando su questi elementi cronologici e liturgici insieme che Petrarca alla fine riesce a costruire un apparato simbolico che è in grado di attribuire un significato forte
al fatto che il canzoniere fosse diviso in due parti, che contasse 366 testi e che quella divisione in due parti ospitasse quel determinato numero di componimenti nell'una e nell'altra, non uno di più, non uno di meno. 366 testi, dove compare per due volte il numero 6, che è diventato il numero sacro di Laura, morta il 6 aprile, incontrata il 6 aprile. Se facciamo 6 più 6 più 3 abbiamo 15, cioè 1 più 5 uguale 6. Il 6 domina completamente questo 366, ma vediamo che il 366 ha anche una ragione più profonda. Allora, prendiamo i testi del canzoniere, cominciando dall'inizio, e diciamo il sonetto 1, il primo sonetto, quello da cui inizia tutto il libro, tutta la storia, corrisponde al 6 aprile, il giorno che ci viene detto da Petrarca, il giorno dell'innamoramento. Il sonetto 2 corrisponde al 7 aprile, il 3 corrisponde all'8 aprile e così via. E andiamo avanti associando i numeri del canzoniere ai giorni del calendario. Bene, se andiamo avanti in questo modo, quando arriviamo alla canzone 264, la canzone che è il primo testo della seconda parte, la canzone che apre la seconda parte del canzoniere, la cosiddetta parte in morte di Laura, ebbene, quando arriviamo al 264, sul calendario noi siamo in corrispondenza del 25 di dicembre, giorno di Natale. Allora cosa succede? Succede che il 6 aprile del 1327 è nello stesso tempo il giorno della morte di Cristo e il giorno della nascita dell'amore per Laura, mentre il giorno della nascita di Cristo, il 25 dicembre, viene a corrispondere al testo nel quale comincia le rime in morte per Laura e nel quale comincia il processo che porta poi alla redenzione del narratore, del poeta. Vedete come le due date e quindi i due testi e l'intera struttura del libro si caricano di un forte significato etico-simbolico. 366 testi abbiamo detto, non 365. Perché? Perché essendo 366, la conseguenza è che l'ultimo componimento, la canzone alla Vergine, quello in cui c'è il pentimento finale, viene esattamente a sovrapporsi al primo, al sonetto proemiale, cioè viene a cadere l'ultimo componimento, anch'esso il 6 aprile, che così diventa il giorno centrale di tutta quanta la storia, il giorno in cui quell'amore nasce e nasce come peccato, e il giorno in cui quell'amore, il dissidio fra la creatura e il creatore, viene purificato e ricomposto, purificato e ricomposto nelle stesse circostanze liturgiche che lo avevano generato. Questa è la struttura che Petrarca, alla fine, struttura calendariale legata ai numeri, che Petrarca alla fine escogita per dare un senso etico, un senso morale forte al libro. Ma è una soluzione che non lo convince fino in fondo. C'è un difetto in tutto questo, e il difetto si annidava nella zona finale del canzone. Un testo, la canzone alla Vergine, che era un testo penitenziale, cioè un testo di pentimento. Ma è anche vero che questa canzone alla Vergine era sganciata dal resto,
cioè non era preceduta da altri componimenti che la preparassero, che non facessero apparire la soluzione del pentimento come una soluzione appunto in extremis, ma che la facessero apparire come un processo. Cioè il cerchio del canzoniere, anche così, non si chiudeva agli occhi di Petrarca. Facciamo un esempio per intenderci. Siamo a pochi mesi dalla morte del suo autore, c'è già il testo finale, la canzone alla Vergine, ma da che cos'era occupato allora? Cosa c'era prima di questo testo finale? C'era un sonetto che poi sarebbe diventato nell'estrema redazione del canzoniere il numero 253. C'era un sonetto che comincia «Vago a Ugelletto che cantando vai». Vediamo di che sonetto si tratta, leggiamo solo le quartine. «Vago a Ugelletto che cantando vai, over piangendo il tuo tempo passato, vedendoti la notte e il verno alato, e il dì dopo le spalle e i mesi gai, se come i tuoi gravosi affanni sai, così sapesse il mio simile stato, verresti in grembo a questo sconsolato, a partir seco i dolorosi guai». Un sonetto doloroso, certo, un sonetto in morte, sicuramente, ma un sonetto che, nel quale non c'è il minimo accenno, come potete vedere, a quel discorso morale che invece sarebbe richiesto nella chiusa del libro. Questo è il penultimo sonetto dell'intero libro e alla fine è un po' poco per poter dimostrare la tesi che amore è un peccato e soprattutto la tesi che il narratore si è liberato di questo peccato. Collocato lì alla fine del libro, questo sonetto non è in grado di reggere un discorso di simile rilevanza. Sarà proprio alla fine vera della vita, pochissimi mesi prima di morire, che Petrarca troverà la soluzione. Solo all'ultimo momento. E il canzoniere acquisterà quella forma che è la forma nella quale noi lo leggiamo oggi. Cioè, proprio all'ultimo momento, Petrarca sposta l'ordinamento degli ultimi 31 componimenti e porta alla fine, subito a ridosso della canzone alla Vergine, una serie di sonetti, pochi ma molto significativi, che hanno al loro centro proprio il tema del pentimento. Sonetti nei quali si parla dell'amore come errore e nei quali esplicitamente si parla di questo errore in termini di condanna e di pentimento. Prendiamo l'attuale sonetto 364. Siamo proprio alla fine, sono 366 i testi del canzoniere. Vediamo. Tenne mi amor anni 21 ardendo, lieto nel fuoco e nel duol pien di speme, poiché Madonna il mio cor seco insieme saliro al ciel, 10 altri anni piangendo. Omai son stanco e mia vita reprendo di tanto error, che di vertute il seme ha quasi spento e le mie parti estreme, alto Dio, a te devotamente rendo. Pentito e tristo dei miei si spesi anni, che spendersi deveano in miglior uso, in cercar pace e in fuggir affanni.
siamo alla fine del libro e questo sonetto fa un bilancio cronologico, tanto all'inizio. Ha trascorso 21 anni lieto nel fuoco, cioè per 21 anni ha amato questa donna, mentre questa donna era in vita. Ma dopo che Madonna e il cuore del poeta insieme a lei sono saliti al cielo, per altri 10 anni Abel ha continuato a vivere nell'amore piangendo. 21 più 10, 31 anni complessivi di amore. Ormai sono stanco. A questo punto è stanco. E questa stanchezza in cosa si manifesta? Si manifesta nel fatto che rimprovera la sua vita di questo errore nel quale è trascorsa. Errore, la parola chiave che trovavamo nel sonetto premiale, in sul mio primo giovanile errore. Dicevamo che nel sonetto premiale errore aveva un significato non tanto di peccato quanto di sviamento, di errare senza meta, cioè era legata ai fenomeni dell'irrazionalità. Qui di quest'errore si dice che ha spento il seme di virtù, che ha quasi spento il seme di virtù, quindi è un fenomeno che è contrario alla virtù, e la virtù è ciò che fa l'uomo degno di essere uomo, comprende i valori etici ma anche quelli intellettuali, quindi non siamo tanto lontani dal significato che errore aveva nel sonetto proemiale. Però a questo errore si associa il ritorno a Dio. Le mie parti estreme, cioè gli ultimi giorni che mi restano da vivere, io li dedico a Dio. E ritorna quella parola chiave, pentersi, del sonetto premiale, e il pentersi e il conoscere chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. Ritorna nella coppia, pentito e tristo. Si è pentito di che cosa? Di avere speso male i suoi anni. E quindi anche qui c'è di nuovo però un'ambiguità. C'è ovviamente la condanna etica di quel sentimento, ma contemporaneamente l'errore. Ciò di cui qui sembra pentirsi consiste essenzialmente nel fatto che l'amore, in quanto fenomeno irrazionale, gli ha impedito di spendere meglio il suo tempo. Cioè, non siamo ancora all'interno di una condanna propriamente agostiniana dell'amore con questo sonetto. Ma se facciamo un passo, ancora uno, e dal 364 noi passiamo a quello successivo, e qui le cose cambiano. Il 365 comincia: «Ivò piangendo i miei passati tempi, i quai posi in amar cosa mortale». E qui si riconosce la voce di Agostino, dell'Agostino personaggio del Secretum. Si riconosce quello che Agostino diceva nel dialogo. Qui Petrarca si pente per aver amato non il creatore, ma la creatura, per aver amato cosa mortale, dove cosa significa essere vivente, per aver amato un essere vivente mortale e non il Dio immortale. Quindi qui, finalmente, il pentimento è operante. Quel cerchio che per decenni si è rifiutato di chiudersi, alla fine, negli ultimi mesi di vita di Petrarca, alla fine quel cerchio si chiude. Le premesse del sonetto iniziale e del sonetto 3 vengono finalmente inverate. La storia acquista una sua coerenza, e quello che si doveva dimostrare
dopo tanto tempo e con tanta fatica, alla fine viene effettivamente dimostrato. Ora, ci vorrebbe ben altro per poter esporre compiutamente tutto quanto il canzoniere e soprattutto mettere in evidenza qual è l'importanza straordinaria di questo libro nella storia della poesia e non solo della poesia italiana. Comunque, se vogliamo a questo punto tirare le somme e fissare quali sono i punti salienti, i punti principali di quella che noi abbiamo chiamato la rivoluzione petrarchesca o la riforma petrarchesca, credo che potremmo individuarli in quest'ordine. Petrarca si oppone alla prassi lirica dominante ai suoi tempi e fa sì che la poesia ritorni, non in maniera esclusiva, ma in maniera preponderante, a occuparsi del tema amoroso. Tema amoroso interpretato in maniera rigorosa come storia di un rapporto a due, senza interferenze e senza coinvolgimenti di un pubblico, eliminando tutti i riferimenti troppo precisi alla cronaca, alla vita di società, insomma, tutti quei riferimenti alla mondanità che erano tipici della lirica trecentesca. Petrarca seleziona le forme metriche. Nel Trecento eravamo di fronte a una sorta di anarchia dei lirici, che amavano sperimentare ma in disordine, non avevano una bussola che li guidasse. Una sperimentazione caotica che non portava da nessuna parte. Petrarca invece seleziona e fa sì, questa sua selezione fa sì che i metri da lui selezionati diventeranno i metri canonici per secoli di tutta la poesia italiana. Petrarca adotta una lingua, anche questa fortemente selezionata, uniforme, lontana dalle forme espressive tipiche della lirica trecentesca. Una lingua sostanzialmente ripetitiva, in cui ciò che conta non sono le invenzioni, ma le variazioni. Petrarca costruisce un libro unitario, a base narrativa e con un visibile impianto etico, ideologico. Rompe quindi con la prassi dell'occasionalità e della dispersione. E infine Petrarca rinuncia alla topica dell'amore cortese incentrato sull'esaltazione della donna e punta tutto sulla riscoperta dell'interiorità e dei contrasti interni al soggetto. Queste sono, molto brevemente, in sintesi, i punti portanti della rivoluzione petrarchesca, una rivoluzione che segna un nuovo corso nella lirica italiana. Petrarca è una svolta nel corso della lirica italiana. Dopo Petrarca la lirica non sarà più, non attingerà più alle radici duecentesche, ma avrà in Petrarca il punto di riferimento. Tuttavia non dobbiamo immaginare che questa rivoluzione petrarchesca faccia subito scuola. Tarda invece a fare scuola. Petrarca è un lirico isolato e resta un lirico isolato, perché diventi effettivamente operante la riforma di Petrarca e perché nasca un vero movimento che a lui si ispiri, dovremo aspettare a lungo, dovremo aspettare almeno fino alla seconda metà del 400, e questo sarà l'oggetto della nostra prossima lezione. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto dandovi appuntamento
alla lezione in cui parleremo del petrarchismo, ma prima vi ricordo di consultare il sito web di Nettuno per trovare i materiali necessari ad approfondire la lezione, i temi e i contenuti della lezione di oggi. A presto e arrivederci.